Noi abbiamo cominciato l'anno scorso con un omaggio alla città di Terni e siccome la Gutenberg promuove poesia ci è sembrata la cosa migliore la poesia dialettale. Ma c'è anche un altro scopo a mio avviso, è proprio cercare di far conoscere, di divulgare quanto più possibile il dialetto ternano, è la nostra origine. E quindi mi sembra anche doveroso che in un momento in cui sta scomparendo, perché la lingua comune ha avuto il sopravvento per tanti motivi, eccetera, no? Ecco, riproporre il dialetto, quello vero di una volta, per me è importantissimo. Non solo, ma gli scrittori ternani, quindi oltre a perpetrare questo dialetto, hanno anche un'altra valenza. La semplicità di sentimento, un'anima proprio, come devo dire, popolare, che soltanto la poesia dialettale riesce a cogliere. Quindi è diciamo una poesia che non è seconda alla poesia, quella per antonomasia, non è la sorellastra, ma è l'espressione migliore per poter parlare di una umanità circoscritta ovviamente all'ambiente, al luogo. Ecco, questo è l'obiettivo fondamentale. Noi abbiamo due tipi, io non mi piace fare questa distinzione, però in qualche modo va fatta. Ci sono i vecchi ternani poeti di ieri, tanto per intenderci quelli che facevano parte dell'Ubranchetto, parlo di Miselli, parlo di Peroni, parlo di Cohen, no? Che veramente utilizzano un dialetto direi quasi puro. E invece ci sono altri che sono subentrati, che non rispettano rigorosamente i termini di una volta, ma che sono sicuramente simpatici, frizzanti, no? Ecco, quindi noi li proponiamo entrambi. Un'altra persona che io ritengo importantissima per il dialetto ed è Frontini, il quale Frontini ha fatto un vocabolario della lingua dialettale. Quindi grazie a lui i termini che oggi non si sentono più e che sono scomparsi vivono. Frontini peraltro non è nemmeno un ternano, lui è di origini marchigiane, nemmeno diciamo nella sua famiglia una cultura dialettale, perché era una famiglia acculturata e quindi il dialetto non si parlava, perché una volta il dialetto era del popolo e basta, capito? Ecco, quindi questo è un po' quello che ci ha animato. L'esperienza è nata veramente con la Gutenberg, perché abbiamo fatto uno spettacolo al Bugatti con un dialetto jazz e quindi facemmo qualcosa che mi colpì molto, era la mia prima esperienza. Da allora abbiamo continuato e quindi siamo passati per Cohen, per Federico Garcia Lorca e oggi ritorniamo al nostro primo incontro che era stato appunto il dialetto. Nel frattempo però non sono lo sprovveduto da allora che non conosceva questa parte di poesia, perché ho interpretato Miselli, ho recitato in Ghione, Marcello Ghione e anche Fatati, Felice Fatati. L'anno scorso quindi ho fatto una full immersion in questa poesia che partì proprio col caposcuola Furio Miselli e che, avendolo interpretato in teatro, posso dire di averlo conosciuto e averlo indossato. Oggi ritorniamo in questa festa della Gutenberg annuale a incontrare i personaggi ternani, i vari personaggi della storia di Terni che i vari poeti di volta in volta hanno descritto e hanno dipinto in questi versi. Quindi buon ascolto a tutti voi. Antonio Bruciazzippi, lo fornaro, che mo vivacchia suolo di pensione, c'ha un figlio che gli fa gli otti l'amaro. Si chiama Peppe, è una disperazione, è scapolo, e come Michelaccio non fa niente, campa la carlona alle spalle di Antonio, polittaccio, o a ripulì la borsa a che tardona. Un giorno Peppe, con spavarderia, disse al padre, parto, vago via. L'America m'aspetta, e da migrante al torno milionario, benestante, rispose Antonio. È vecchia sta canzona, fosse che fosse mo la corda buona.
Alla partenza, giù per la stazione, Antonio che piagnea per l'emozione, un figlio gli diceva proprio tu bello, non piagne, e mica vado in un macello, fatte coraggio, non te la via, vedrai che passorno questi giorni. Figlio mio, se piagno, disse Antonio, e sto appena, è proprio perché penso che ritorni. Ci ha anche raccontato di Magnavino. Beh, da tutti Magnavino era chiamato, e visto nome a lui e fu appioppato da quando che da sotto in passatella si riscolò due fiaschi a garganella. A quello che aveva inventata la fatica l'avrebbe fatta a pezzi fra l'ortica, perché diceva l'uomo intelligente deve campare però senza fa niente. E infatti lui, da quando era nato, faceva lo stracco, lo disoccupato. Quando che qua ci sempre stea in chiarina, la piazza, cominciando la mattina, lui si poteva sentire cantando nato le canzonette del tempo annato. Se posso tutto lui schiarrando tantino, lui 113 arrivava a puntino. Che volta che la vita gli era amara, se la passava in pensione a via Carrara. Perché impraticato in qualche furtarello per porto abusivo di portello, e poi quando si sposò Gigia, Magnavino fu per una fregatura del destino. La mise incinta, non pensò però all'aborto, se la sposò per riparare un torto, anche perché de Gigia, lo fratello, era da taglio, un tipo da cortello. Certo che Gigia, ora sciortella con Magnavino sempre in caramella, se a volte ci voleva far l'amore, finiva liscio e busso, ma a decore. Essa poraccia ormai ci ha fatto l'ossa, pigliava le tozze, senza fare una mossa, perché pensava, oh, presto finirà, con teste sborni il giorno creverà. E crepò un giorno, ma fu pettistetta. Morì investito da una bicicletta, guidata per una strada troppo stretta da Parisia, amico de Foglietta. All'accompagno, fatto senza un fiore, la vedova fingendo un gran dolore si indiva lì da chi passa al lago. Ah, povero cristiano, è stato scarognato, era una bontà, un cuore d'oro, un uomo sempre in cerca di lavoro. Sluma la moglie, come addolorata, quella gli va presso, pora disgraziata. Gigia, a sindista brutta profezia, fece le corna le scaravanzia e disse, è proprio vero, è dimostrato che Magnavino, per essere un po' apprezzato, doveva da morire, però ammazzato. Mi sa che poi, se tanto porta tanto, de Magnavino ne faranno santo.